ragazzi, siamo qui con un ospite speciale che è lì, è Salem che si sta facendo il bagno e non vuole in nessun modo essere spostato da lì, ma come potete vedere questo è il video del mio flip through del bullet journal di novembre. Novembre è ispirato al priorato dell'albero delle arance, quindi è un intero spread dedicato a questo libro, che comunque non ho letto, per cui è ispirato solo a livello estetico. Iniziamo dalle prime pagine, io faccio sempre nella pagina opposta a quella dove faccio l'artwork, un collage. In questo caso ho scaricato questa immagine da Pinterest di un drago versione, non lo so, un po' stellare, e ho usato questo poi washi tape che ho usato durante tutto quanto lo spread, che ha sempre la luna e le stelline. Mi piace tantissimo l'artwork che ho creato per quanto riguarda questa copertina, l'ho trovato sempre simile su Pinterest e l'ho rifatto con gli acquerelli, c'è questo landscape sul viola e sul blu con un tramonto arancione dietro e questo drago che vola, qui c'è scritto November. Ci dovrebbero essere dei dettagli in oro, non so se riuscite a vederli meglio quando faccio così più o meno. E novembre è un po' storto, però ce lo facciamo andare bene. Mi piace tantissimo lavorare al bullet journal e quando creo questi disegni, non ve l'ho fatto vedere appunto nel video perché ci ho messo un pochino, mi rilasso sempre sentendo un audiolibro, quindi se volete dei consigli su come gestire i tempi morti nella lavorazione del bullet journal, comunque riuscendo ad essere produttivi e leggendo, io vi consiglierei tantissimo o di mettere in sottofondo una serie TV oppure di ascoltare un audiolibro. Quindi questa è la front page, poi io ho sempre su due pagine l'overview del mese perché uso questa parte, come potete vedere dal titolo, per programmarmi i video. In questo caso ho utilizzato, potete vedere i video che dovrò pubblicare, comunque ho utilizzato questa immagine con delle scaglie di drago. Dietro ci ho messo sempre lo solito washi tape riflettente e poi ho fatto a contrasto con dell'oro sotto per scrivere video in due calligrafie diverse. Da quest'altro lato invece ho fatto degli spicchi d'arancia che non lo so, ci stavano, Priory of the Orange Tree, l'albero delle arance, e una corona d'oro perché comunque si parla di reali in questo libro. Sono arrivata a pagina 70, ma almeno qui ci sono arrivata. E quindi poi semplicemente il resto è molto blando, probabilmente poi aggiungerò qualche scritta, qualcosa qui, però queste sono sempre decorazioni che faccio più in là. All'inizio faccio soltanto questo lavoro. Anche qui è stato divertente cercare, perché io cercavo qualche idea per l'ispirazione e l'immagine col drago l'ho stampata subito perché mi piaceva molto, mentre per le arance mi è venuto dopo e mi ha fatto tanto ridere, quindi l'ho inserito. Spero che vi faccia ridere come cosa che vi piaccia e sono sempre colorate con gli acquerelli. Andando avanti abbiamo un altro spread funzionale dove ancora devo scrivere le cose perché non volevo farvelo vedere completamente completato, ma ho semplicemente qui diviso in due parti la pagina, usato il solito washi tape, attaccato dei pezzi di carta normali su uno scritto TBR e su uno haul. E poi ho fatto degli spruzzi con la pittura dorata che dovrebbero ricordare delle stelle. E poi qui ci vado a elencare quello che ho comprato e quello che vorrei leggere durante il mese per vedere se poi effettivamente riesco a leggerlo. Da questa parte ho fatto una parte superiore decorativa con quest'occhio che mi pare sia quello di Smaug di dell'Hobbit. E qui ho scritto alcune citazioni Targaryen come Burn them all e Fire can not kill a dragon. E sotto ho fatto uno sfondo con gli acquerelli molto semplice. Qui giù invece ho il mio tracker della crescita di Instagram e di YouTube, quindi ho scritto semplicemente tracker con il bianchetto questa perché mi manca una penna bianca gel e sotto c'è il nero, che non lo so, il nero mi ricorda tanto i draghi, poi il drago sulla copertina di Priory è su colori molto scuri, quindi non lo so, secondo me il blu, l'arancio e il rosso ci stavano tanto, come anche il nero. Perché boh, me lo ricorda, quindi ecco perché c'è molto nero. Le stelline, semplicemente perché mi era arrivato il nuovo washi tape e volevo provarlo, quindi ecco perché qui si vede molto meglio. Ho usato tantissimo anche questo washi tape. E questa pagina mi piace davvero, davvero tanto. Comunque, molto semplice. Io uso tantissimo le immagini perché non sono poi così artistica. Andando avanti, abbiamo un altro spread super funzionale. Perché io in ogni spread del bullet journal faccio la parte col reads, letture. Questo perché non sto usando molto Goodreads ultimamente, perché mi mette un pochino di ansia vedere la challenge, io che magari non la supero. Quindi preferisco scrivere a mano i miei pensieri, anche perché poi è più facile consultarli quando vado a fare il wrap-up. E qui attacco semplicemente poi le copertine dei libri che ho nella TBR, sicuramente che voglio leggere, e qui poi scrivo il mio voto e qualche pensiero.
E di solito occupano solo 2 pagine perché ultimamente non leggo più di 5 libri al mese, shame, però mi lascio una pagina per eventuali libri che voglio aggiungere o cose del genere. Se poi non leggo niente, quindi quella pagina rimane vuota, la decoro. Quindi vi faccio vedere. Semplicemente l'header è fatto sempre con gli acquerelli. Sono degli acquerelli stupidissimi, scrausissimi della Giotto, quindi non vi serve niente di strafigo per fare il bullet journal. E poi ho messo i vari libri che vi ho citato anche nella TBR del mese, quindi potete vederli da lì. E niente, sono sempre attaccati con lo scotch biadesivo, niente di trascendentale. Questa è la pagina vuota e poi qui faccio il mio tracker di Instagram perché mi sono data molto a Instagram ultimamente, così lo vedete tutto intero, e vorrei pubblicare tutti i giorni, quindi praticamente qui ci sono 30 tra fettine, spicchi di arancia o arance intere e io quando pubblico devo colorare l'arancia, quindi a fine mese dovrebbe risultare tutto colorato in questo modo come questi qui perché sono già passati un paio di giorni di novembre e quindi ne ho appena colorati un paio e secondo me è molto molto carino e molto originale, sempre per la storia del il priorato dell'albero dell'arancia, quindi non lo so, secondo me ci stava. E anche qui. Ci ho messo una vita a disegnarle tutte, poi l'ho fatta a mano libera, non sono precise nel nulla, però io mi sono divertita veramente tanto e spero che vi piacciono. Le ultime 2 pagine sono un qualcosa di nuovo, perché sto sempre cambiando il mio feed alla fine, più o meno, e ho deciso di inserire questa parte delle serie TV, perché non sto guardando tanto serie TV, mentre vorrei recuperarle un pochino. Ho chiuso troppo presto il bullet journal, per cui si è trasferito un po' di nero qui. Comunque, ho inserito Nancy Drew che sto seguendo, Supernatural perché vorrei recuperare le stagioni che mi mancano, e Riverdale, e quando guarderò l'episodio poi coloro la casella corrispondente. Secondo me è molto carino, poi qui sotto lo decorerò a meno che non inizi io altre serie TV, mentre da questo lato mi sono lasciata la pagina abbastanza bianca, tranne col fatto che ho scritto quote col bianchetto sopra una parte che avevo colorato con l'acrilico nero e ho messo qui i washi tape all'angolo per scrivere le mie citazioni preferite a random. Altre volte ho fatto degli spread molto più originali, come per esempio quello di Nevernight, che è così per le quotes. Solo che spesso non ho tempo, non ho voglia o semplicemente non trovo l'ispirazione giusta, per cui a ottobre l'ho saltato direttamente e questo mese ho deciso di farlo più semplice. E niente ragazzi, questo è il mio piccolo flip through del bullet journal di Priory of the Orange Tree, ispirato a Priory, quindi il priorato dell'albero delle arance di Samantha Shannon, che uscirà in libreria a partire dal 26 novembre, quindi non lasciatevelo sfuggire. È un libro per adesso molto bello che parla di draghi, di regni in lotta tra di loro e c'è una storia d'amore LGBT+. Non vi spoilerò niente, sembra molto molto bello e io non vedo l'ora di parlarvene meglio. Mi ha entusiasmato talmente tanto che ho deciso di dedicargli il mio mese di novembre, che è il mese del mio compleanno, quindi sono un sacco felice di questa cosa e sì! Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di flip through e proverò a farlo anche per i prossimi mesi. Niente, fatemi sapere se voi avete un bullet journal, se è un bookish bullet journal come il mio, che dedicate a social network e alle letture, oppure se è per tutta la vostra vita e i vostri impegni quotidiani, e soprattutto che tema date al vostro bullet journal. Io cerco ispirazione spesso dai libri che leggo, le nuove uscite, oppure su Pinterest. Prima di finire il video vi faccio lo shout out del fan del giorno. Questa volta, visto che il video non ha ricevuto commenti, vado su Instagram e scelgo la mia ultima foto e faccio lo shoutout in realtà da chi mi segue su Instagram, quindi correte a seguirmi anche su Instagram se non lo fate già. E io chiedevo in quale mondo fantastico vi piacerebbe vivere e lo shoutout va a Sanja Ganja, che Ganja, spero che si pronunci così il tuo nome, che scrive: vorrei vivere o nel mondo di Percy Jackson oppure nel mondo di Acotar, più precisamente nella Night Court. Reasoned, faccina ammiccante. Grazie mille per il commento, sono delle scelte meravigliose. Io dal canto mio ho detto che mi piacerebbe vivere a Cosgrave, ma morirei abbastanza presto, quindi scelgo Hogwarts, perché imparerei anche la magia. E niente ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere se volete altri video sul bullet journal. Noi ci vediamo alla prossima e ciao ragazzi!